C'è anche lui. Praticamente non abbiamo ragione. Bravi! Abbiamo ragione. Il problema noi l'abbiamo risolto, abbiamo risolto un documento spiegato. Ha letto il documento? Non l'abbiamo scritto, chiaramente cominciando dalla questione del ruolo. Allora, sulla questione della questione del ruolo faremo ulteriori verifiche, perché loro dicono che la questione è, si gioca tutto sull'organico di diritto, cioè ci hanno detto in maniera semplice, noi abbiamo 270 cattedre di organico di diritto. Abbiamo 270 cattedre di organico di diritto, 274 di organico di diritto che viene assegnato a Torino. Abbiamo nel frattempo 260 di ruolo, quindi ROS già di ruolo, quindi noi potevamo immettere soltanto 14. Okay? Quindi il problema è quello che abbiamo chiesto noi, è il criterio con il quale si sceglie queste 270 cattedre rispetto ad altre. Quindi qua dovremmo fare, lo faremo questi giorni, un confronto anche con le altre regioni, le altre province, per capire effettivamente là quante cattedre ci sono e quanti DOS già immessi in ruolo ci sono. Quindi le percentuali andranno fatte su questo, rispetto alla popolazione scolastica, rispetto alle cattedre disponibili. Loro dicono DOS dotati organi casi di sostegno, cioè sarebbero quelli di ruolo. Perché non sono assegnate alle scuole, ma sono sempre la situazione organica di sostegno. Che non viene dal centro, quindi forse è deciso a livello regionale. Fatte così. Allora, il Ministero, come voi sapete, assegna ogni anno, cioè quando fanno le missioni di ruolo, non è ogni anno, assegna una quota per il sostegno, ma non divide mai per ordini di scuola e a maggior ragione per ambiti disciplinari. La dipende dalla regione che assegna, quindi in questo caso le Santis, Via Pedro Micchi, assegna ad ogni USD, no? Divide anche lui senza dividerli per ambito disciplinare e per scuole, e per ogni scuola, assegna la dotazione organica sul sostegno. A Torino sono state date 214-24, non ricordo bene, cattedre di sostegno, e loro in base alle cattedre di diritto l'hanno distribuito in percorso, cioè alle superiori soltanto 14, perché loro sostengono che le cattedre di diritto nelle superiori sono 274. Ok, loro di ruolo ne avevano già 260, quindi 14 reali. Quindi il problema non è. Il problema è capire effettivamente come viene calcolato l'organico di diritto e fare il confronto direttamente anche con le altre province, questo lo faremo per la popolazione scolastica e così via. Anche loro avevano dei dubbi, sono promessi, voglio dire anche loro si sono detti disponibili a verificare questa cosa, dicendo andremo anche noi a vedere effettivamente, perché effettivamente il dato che noi abbiamo portato è abbastanza evidente, no? Cioè il 30% a Cuneo, il 30% a Milano, il 25% a Bologna e così via, e il 2% a Torino, anche a lui, all'interno, perché a Foschi viene queste cose già le state. Mi interno di meno perché è del primo anno, lui ha detto disponibilissimo a fare delle verifiche, andare a parlare con De Sanzis, col direttore regionale. Dopodiché siamo passati all'altra questione che è più delicata, diciamo anche più delicata, no? Che è molto delicata e comunque legata chiaramente alla questione del ruolo. Allora loro sostengono questo.
Noi la normativa l'abbiamo interpretata in questo modo. Dovevamo fare. Ecco, adesso ti dico, ma è evidente che è sballata, non c'è bisogno neanche di essere avvocati. No. Uno appare convinto e l'altro no. E allora, loro hanno pensato in questo modo, guardate, hanno pensato in questo modo. Ci sono, hanno ragionato sugli ambiti disciplinari, non hanno ragionato sul complessivo del soggetto. Hanno detto, noi dobbiamo accantonare 54 posti. Ok? Abbiamo fatto un unico errore, secondo loro, averli accantonati solo sulla D03. Avessero accantonato questi 54 posti sulla D01 e a D02, secondo loro, e a D04, secondo loro sarebbe andato tutto liscio, perché infatti sono rimaste le cattere. Infatti noi gli abbiamo fatto notare, guardi che il DM44 dice del 2000, articolo 4 del 2011 dice tutt'altra cosa, dice che comunque una volta che hai esaurito la graduatoria, cosa fai? Metto alcune graduatorie degli ambiti disciplinari, cosa fai? Metti assieme tutte le altre classi degli ambiti disciplinari non esauriti, incroci le graduatorie e chiami prima loro. E là c'è stato il problema del dicendo, io sono convinto su questo, la mia interpretazione personale è che Boschi si sia reso conto dell'errore, è rimasto zitto, perché quando ha potuto attaccare qualche collega l'ha fatto su alcune questioni di dettaglio. Dobbiamo interpretare in silenzio. Loro lo sanno benissimo, sì. Allora io vi spiego una cosa personale, poi vi do la parola, perché poi do la parola anche agli altri colleghi se ho dimenticato qualcosa. La mia impressione personale è questa, che ogni anno si è verificato questa cosa. Loro non avevano mai avuto grossi problemi, perché ogni anno c'erano di soprannumerari, c'erano 15-20. Ok? E quindi c'erano moltissimi posti e c'erano pochissimi specializzati, o meglio, con la storia delle code, moltissimi specializzati non venivano a prendere la cattedra e quindi esaurivano tranquillamente i graduatori. La stessa ragionamento, e chi c'era quel giorno al blocco delle nomine? Tutti voi, chiaramente. Non so se avete sentito il ragionamento anche di alcuni sindacati, adesso non voglio fare la critica, no, questi dicevano guardate che vi occuperanno tutti, perché in base al ragionamento che facevamo l'anno scorso, no, in base ai calcoli dell'anno scorso vedrete che i posti saranno tutti occupati, va bene? Quindi questo è il punto che, cioè loro hanno ragionato. E hanno pensato, tanto comunque noi esaureremo, quindi nessuno ci romperà le scatole. Certo. L'importante per loro è lavorare, a D01, a D02, a D03, a D04 non ci interessa, ok? L'importante è che lavorino. E quindi cosa abbiamo? Gli accantoniamo questi posti, li diamo a queste persone, dopodiché tanto la graduatoria sarà esaurita, nessuno si lamenterà, nessuno dirà più nulla. Quest'anno è evidente che hanno fatto male i conti, e beh, era chiaro che i conti non potevano essere così, anche perché era evidente che le graduatorie sono diverse, c'era più gente in graduatoria, i posti diminuivano e così. Questa è la questione, diciamo, l'errore fondamentale. Loro continuano a dire che sono il giusto, noi abbiamo detto che assolutamente ritiene che poteva accantonare assolutamente quei posti, ecco, i posti assolutamente non poteva accantonarli, perché doveva comunque darli incrociando agli insegnanti specializzati, perché non parla di insegnanti specializzati nella D01, D02, parla di insegnanti genericamente specializzati, quindi da tutte le quindi da questo punto di vista noi pensiamo che di aver ragione, che bisogna andare avanti. Il problema loro adesso faranno la seconda tornata di nomine, hanno tirato fuori altre 24 cattedre, 24 posti. Che gli abbiamo già detto che non bastano. È evidente che non bastano, ma qua il problema non è se bastano o meno, perché comunque non sarebbero bastati per la D02 per esempio i posti, perché comunque sarebbe rimasto fuori qualcuno della D02 perché c'era molta più gente rispetto alle cattedre. Su questo siamo tutti d'accordo, il problema è che noi vogliamo quei 54 posti dati agli RNS, soltanto questo. Quello è la normativa, cioè vogliamo il rispetto della normativa. Anche perché vogliamo il rispetto della normativa. 58 l'anno prossimo, ne saranno 60 di tanto. Dico quest'anno, sì. È passata la D03, ma sarà ancora certo, no, ma non c'è dubbio. È sbagliato il principio. Noi dobbiamo, no, e allora...